Il suicidio è un fenomeno misterioso, spiegato dalla filosofia, ma non così a fondo da chiarirne le dinamiche profonde. Questo perché il cuore dell'uomo presenta degli strani avvolgimenti, molto contorti, impossibili da sciogliere. Il suicidio è l'atto che, in estrema sintesi, solidifica ancora di più i nodi del cuore. Un gesto sinistro, oscuro, senza uscita. La morte per suicidio, che avviene spesso in modo violento e in preda alla disperazione, è l'esatta antitesi di quella eutanasica che si ha con lo spegnimento della volontà, la quale è affine all'ascesi, anzi è ascesi. La prima è una morte oscura che va ad alimentare e rafforzare i processi del mondo che vive e si muove nella tenebra. La seconda è una morte illuminata, liberatoria e catartica, la quale muove verso la vera, alta e più autentica conoscenza, realizzando così lo scopo della vita, che è quello di non volerla, o meglio, di volerne un'altra fatta di armonia e amore, di cui il mondo è la negazione. Con la morte provocata dall'ascesi si consegue la trascesa del mondo, che paradossalmente realizza se stesso nel suo autoannullamento fisico-materiale. Chi considera il suicidio come un atto liberatorio pecca di una grande leggerezza filosofica. Eppure grandi pensatori lo hanno visto proprio così. Un esempio è stato il grande Seneca, dove in questo mostrava l'influenza dello stoicismo che ammetteva il suicidio. Ma anche Cioran, che stimava la vita sopportabile grazie al fatto che se ne potesse uscire liberamente quando si vuole, come se la cosa fosse semplice. Le dottrine più profonde parlano invece del suicidio come di un gesto sinistro, che non libera affatto, ma che anzi incatena ancora più strettamente la volontà alla vita. Platone nel Fedone condanna il suicidio come fuga da quel carcere corporeo in cui si è stati giustamente rinchiusi dalla divinità. Platone, in linea con le filosofie orientali, invita sì a desiderare la morte, ma ritiene necessario che l'uomo soffra nella sua vita terrena per espiare le colpe di esistenze anteriori e ritornare degno della beatitudine oltremondana. Analoga naturalmente è la condanna del suicidio che si manifesta poi in tutta l'etica cristiana. Schopenhauer, molto più profondamente, osserva che il suicida in realtà vuole la vita, solo che non è soddisfatto delle condizioni in cui gli si presenta, e gliene viene un grande dolore. Ed è il suicidio appunto un atto stolto, vano, illusorio, che non eleva l'uomo ad una concezione universale dell'esistenza. La volontà non esce dalla vita terrena, anzi si avvinghia ad essa sempre più strettamente, andando a rinforzare i suoi processi. Qui sta il dramma. Quindi si può considerare il suicidio come l'ostinazione della volontà che nella morte annulla solo l'individuo, cioè il suo fenomeno, e non se stessa. Perciò tutto ricade alla terra. Il contrario del suicidio è appunto la morte per ascesi, che avviene per eutanasia della volontà. È vero che anche l'ascesi ha il suo lato drammatico, essendo una mortificazione del corpo fisico e psichico, ma essa è una prova per conseguire una vittoria, la vittoria su se stessi, sulla propria volontà. La dimensione ascetica è quindi una dimensione positiva nel profondo, per quanto in superficie la vita e le scelte dell'asceta appaiono austere, fatte di stenti, rinunce, sacrifici, astinenze e privazioni. Perché la verità ha, per così dire, una maschera drammatica, ma dietro nasconde un volto gioioso. Il suicida manca proprio della dimensione positiva tipica dell'asceta, manca della luce, qui sta la stridente opposizione. Entrambi, tuttavia, il suicida e l'asceta, hanno questo in comune, l'urgenza della morte, che non può essere ulteriormente rimandata. Una morte assai diversa, come si è detto, già che l'una è l'antitesi dell'altra. L'ascesi come via di liberazione, come noluntas, cioè il non volere più la vita e l'affermazione del proprio corpo e della propria volontà, è la via di liberazione da seguire. Certo, non adatta a tutti, anzi adatta veramente a pochi, ma è lì, a disposizione di chi la fa propria e ne riconosce la verità ultima. Le pratiche ascetiche si propongono di conseguire una condizione di vita che, diversamente da quella ordinaria, realizzi superiori valori spirituali. L'ascesi comporta una svalutazione della corporeità, realizzata tramite sacrifici, rinunce e mortificazioni della carne, al fine di raggiungere una realizzazione spirituale
che trascende la vita, questa vita terrena. Essa è una conversione della volontà, un annullamento verso una dimensione trascendente che per noi rimane un mistero. Per questo motivo tale dimensione viene definita dalla filosofia come il nulla. La chiave per comprendere questo fenomeno sta nella coscienza profonda dell'uomo. Nell'ascesi, a differenza del suicidio, si ha un'espansione di coscienza, in cui si va oltre l'uomo, non nel senso nicciano, annullando l'essenza che sta sotto la volontà dell'individuo, attraverso quella che viene definita conversione trascendentale. Si vola così verso l'altra dimensione, quella che non è di questo mondo, ma che è certamente più reale, anzi quella reale, fatta di luce, armonia e amore. Il suicida non vede questa dimensione, si oppone e si ostina nella sua dimensione dettata dalla volontà. Egli cioè non nega la volontà, distrugge solo il fenomeno, il corpo. Possiamo dire che la volontà dell'asceta spezza le catene della vita e si espande fino a diventare Dio, per ricongiungersi con l'assoluto. Nel suicida invece la volontà rompe solo la relazione con l'individuo, ma rimane imprigionata nelle catene dell'esistenza. Il suicidio dunque è una sconfitta, un dramma, che si consuma nell'oscurità della coscienza, per incatenare ancora di più la volontà alla vita. L'ascesi, al contrario, è una vittoria, una gioia, una liberazione dalla vita terrena che avviene nella luce della conoscenza. Comprendiamo quindi l'atteggiamento di condanna dei filosofi nei confronti del suicidio, perché il disagio del suicida nei confronti della vita è un disagio che non travalica i limiti dell'individualità e quindi il suo dolore non è liberatorio. Osserviamo che Schopenhauer condanna il gesto suicidale, ma non chi lo commette, il quale evidentemente, spinto da un'estrema disperazione, non può fare altro. E ammira al contrario la forza di volontà del suicida che, unita all'afflizione, ha permesso di passare all'azione. Egli osserva molto correttamente però che una tale volontà è indirizzata nel senso sbagliato, conducendo l'uomo verso il fondo dell'abisso, e il suicida è un malato a cui gli viene offerta una cura, attraverso il dolore, ma la rifiuta, preferendo tenersi la malattia. Il dolore potrebbe guarirlo, aprendogli la porta della redenzione, ma egli non vede la luce e muore nella completa oscurità. Di qui il dramma e il fallimento della vita. La volontà del suicida viene così rubata della sua energia migliore e invece di salire verso l'alto, verso la luce, sprofonda verso l'oscurità dell'abisso. L'asceta, invece, sfrutta appieno la sua energia migliore e realizza lo scopo della vita che è la redenzione. Egli muore nell'illuminazione, nella verità, viene trasfigurato dall'energia divina, abbandona la sua volontà e si trasforma in luce. Incidentalmente facciamo due osservazioni. La prima è che il suicida è un ingenuo che pecca di superbia, credendo che egli, in quanto individuo, abbia il potere sulla vita e sulla morte, e che il suo gesto possa mettere fine a tutti i travagli dell'esistenza. Ma non è così. Mai come di fronte a un grande dolore, soprattutto proprio, bisogna osservare la più grande umiltà e rimettere la propria volontà in mani più grandi, pure radicate nell'intimo di ciascuno. La seconda osservazione da fare è che il suicida pensa che la vita abbia un grande valore, un valore in sé, mentre essa ne ha uno al di fuori di sé. In ciò consiste la sua sacralità. Quindi la vita non merita il suicidio. La morte in sé, in definitiva, non è la soluzione a nulla. Tutta la filosofia concorda su questo. Da Platone a Schopenhauer, passando per la mistica cristiana, si dice che bisogna giungere preparati a morire, altrimenti si ritorna a fare l'esperienza terrena, il famoso ciclo delle rinascite. Anche San Francesco parlava della morte seconda come l'unica vera morte liberatoria. Queste sono le sue parole. Laudato sì, mi Signore, per sola nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non le farà male. Laudate et benedicetemi, Signore, et ringraziate et serviateli con grande umilitate.